Non sei beffardo, né vendicatore, tantomeno grande. Qualcosa si stacca e si sperde là sopra. Esci di scena e restano nel vuoto del palco la beffa e la vendetta. La grandezza trasmigra in chi ti vede. Teoria dell'imitazione come propedeutica alla sovrapposizione mimetica. Ehi, questo scherzo della terapia potrebbe anche diventare una cosa vera. Un saggista in agguato pronto a scrivere su questo delirio salterebbe fuori di sicuro. Certo è che l'imitazione di una persona è molto più importante dell'originale. Ma l'originale è così di per sé, senza sforzo, senza invenzione. Passerebbe inosservato. Imitato diventa creazione, esibizione, sintesi. E perché no, l'atto dell'imitazione diventa un saggio. Se l'imitazione ha valore di saggio, accidenti, la si può applicare alla letteratura. Con questo procedimento bislacco si può operare qualcosa di più importante della banale critica letteraria. La diagnosi letteraria. Ci si butta addosso ad un autore, possibilmente grande, e lo si imita. L'imitazione è giusto appunto l'imitazione delle ragioni più profonde che hanno indotto lo scrittore a scrivere, invece di vivere. Lo si può far vivere, malgré lui, caricandolo di tutta la sua rinuncia. Un saggio di questo genere diventa uno strumento di conoscenza per gli psichiatri in cerca di esibizione. Il frac è giusto. Sembrerai in maschera con dignità. Oh, attenzione al camice. Te lo devi togliere quando sei lì. E poi? E poi? Ballare? Un valzer potresti. Suonare e cantare è possibile. Suonare e ballare è un po' più complicato. Rimedieremo anche a questo. Però, questa sceneggiata della diagnosi letteraria la devi fare, direttore. Ma sì, ti basta la coda per un colpo d'ali, vai! Pirandello, professore Luigi, senza numero. La terra non è fatta tanto per gli uomini, quanto per le bestie. Perché le bestie hanno in sé da natura solo quanto loro basta ed è necessario per vivere, nelle condizioni in cui furono ciascuna secondo la propria specie, ordinate. E non hanno alcun superfluo. Laddove l'uomo ha un superfluo inesplicabile, che lo tormenta continuamente con problemi, destinati a rimanere insolubili. Sulla terra l'uomo destinato a starci male perché ha in sé più di quanto gli serve per starci bene, cioè in pace. È pacu. Tanto peggio poi l'uomo vi sta, quanto più vorrà impiegare sulla terra stessa con smaniose costruzioni e complicazioni il suo superfluo. Quaderni di Serafino Gubbio, operatore.
Permessa. Schmitz Ettore, industriale. Detto Italo Svevo, dilettante. 42. È il numero di casa mia. Qualunque sforzo per darci la salute è vano. Questa non può che appartenere alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita all'infuori dell'emigrazione, rinforzò il muscolo che muove le sue ali, che divenne la parte più importante del suo organismo. La talpa si interò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma sappiamo che v'è stato e non avrà leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo invece inventa gli ordigni fuori del proprio corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre mancata in chi li usa. Gli ordigni si comprano, si vendono, si rubano. E l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia aumenta in proporzione alla sua debolezza. Coscienza di Zeno. Egregio signor direttore, lei avrà colto il senso che i due grandi spiriti hanno dato alla loro apparizione. È propriamente lo stimolo alla diagnosi letteraria. La malattia della letteratura li fa ospiti onorari di questo nostro palazzo pieno di fantasmi. La malattia si cerca e si trova come esibizione, signor direttore. Cosa vuole di più? Che li facciamo anche incontrare? L'hanno molto saggiamente evitato. Sarà stato per capriccio di artisti? Per gelosia? Per disinteresse? Non lo sappiamo. Certo è che non l'hanno mai voluto. E che nessuno dei due ha mai parlato dell'altro. E che me dovevo incontrare con uno pseudonimo? Italo Svevo. Con un nome simile non si scrivono romanzi. Si entra nei romanzi d'appendice. E si fa l'aviatore. E invece l'incontro ci fu. E come? A casa mia, a Trieste, per un pranzo. Pirandello si presentò in compagnia di una grande attrice. Dopo il pranzo, la grande attrice espresse il desiderio di visitare le grotte di Postumia. Ci andammo con la mia vettura. Durante il tragitto, in verità alquanto tortuoso, la grande attrice ebbe un suo movimento e vomitò con rispetto sulle spalle illustri del maestro. Da allora non l'ho più incontrato. Mi è rimasto il ricordo profumato di un momento di vita interiore. Che ne dice, signor direttore, se continuassimo per un momento al buio questo nostro scherzo sulla diagnosi? Più che all'imitazione siamo all'evocazione, al sortilegio. Meglio non guardarsi in faccia e si può anche scoppiare a ridere, non solo noi, ma anche loro, i grandi spiriti. Non hanno mai creduto agli spiriti, anzi, lo spiritismo è l'esibizione del buio, l'imitazione di una vita che non c'è più. Il sentimento della vita è come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra, un lanternino che ci fa vedere il bene e il male, un lanternino che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, al di là del quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa, che non esisterebbe se non ci fosse appunto dentro di noi acceso quel lanternino, ma che noi purtroppo dobbiamo creder vera fin tanto che esso si mantiene in noi vivo. Spento alla fine, a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il fumoso giorno della nostra illusione? O non saremo noi piuttosto alla